Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ma ragazzi, si è appena conclusa la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Pisa Cremonese. Io direi che un Pisa è sceso in campo con le idee giuste e l'atteggiamento giusto e anche la mentalità giusta oggi. Bravo il mister, ha messo in campo una formazione che non ha fatto una piega. Io ero un po' incerto su Siega, ho detto ma, però niente, a posto così. Oggi veramente i ragazzi hanno avuto l'appiglio giusto e si è visto subito, perché all'inizio Pisa è partito in tromba, diciamo così, è partito in tromba e fondamentalmente la Cremonese ha sofferto nei primi minuti, si sono studiati, ma subito dopo Venali insomma subisce il fallo in area di rigore e Torregrossa si incarica del, diciamo così, di battere il rigore e non sbaglia. Quindi Pisa in vantaggio per una rete a zero. Quindi il Pisa è cresciuto piano piano e non ha dato modo alla Cremonese di, anche neanche con Baez, insomma, ma non è riuscito a fare niente, perché il centrocampo del Pisa oggi è stato imbattibile. Imbattibile, un centrocampo veramente che ha dato dimostrazione di essere veramente forte sotto ogni punto di vista. Poi va bene, è successo il rigore, vabbè, Birindelli eccetera eccetera, poi l'ausilio del VAR, l'arbitro è andato insomma a rivedersela e ha concesso il calcio di rigore. Che dire, Nicolas ipnotizza Zanimacchia, no? Ipnotizza Zanimacchia e quindi praticamente para il rigore. Bene, poi ci sono state un altro paio di occasioni alla fine del primo tempo. Peccato, perché a porta vuota si sono salvati questi qua della Cremonese, si sono salvati. Bene, inizio il secondo tempo, la musica non cambia, anzi arriva il raddoppio di Torregrossa, non so, Ernesto Torregrossa, quindi arriva il raddoppio e la partita si fa ancora più nervosa. Avete visto che la partita si è fatta ancora più nervosa, ma il centrocampo, ripeto, e la difesa in toto non hanno dato modo alla Cremonese di esprimersi, ma per niente di esprimersi. Quindi Pecchia effettua le sostituzioni nella speranza di riuscire a fare almeno la rete per sbloccare il risultato. Non ce la fa e quindi di contro entra Puskas e segna la terza rete. Io direi che a questo punto abbiamo tirato giù la saracinesca, ma non finisce qui, perché entra il nostro Luca. E alla fine, peccato per questo ragazzo, mi è veramente dispiaciuto. Alla fine c'era la possibilità di segnare il quarto gol, ma Carnesecchi dice no. Chiaro che il portiere, cioè Carnesecchi, lo sapete, no? Io ho sempre avuto rispetto per questo portiere, perché è veramente un portiere di grande levatura. Quindi ha fatto diverse parate non indifferenti. Ma comunque il Pisa oggi ha tenuto campo, io direi, per l'intera partita, a parte i primi 10 minuti della partita, che insomma è stata una bella partita, ma il Pisa è riuscito comunque, grazie anche, veramente, ripeto, a un centrocampo fenomenale, a dare il meglio di sé. Nagy oggi bene Siega, Sibilli mi è piaciuto veramente tanto, un 7, Torregrossa 7 sicuro, ma poi fondamentalmente anche Gucker quando è entrato, insomma, ha dato il suo. Bravo Benali, un bel Benali veramente, un 7 anche a Benali. Bravo Leverbe, Caracciolo 7,5 sicuro. Birindelli, bravo Birindelli, Beruato 7,5 anche a Beruato. Insomma, alla fine io trovare un giocatore oggi del Pisa che ha fatto male, io non riesco veramente a trovarlo, ma anche le sostituzioni sono state veramente azzeccate. Bravo mister, quando c'è da dirlo, ha dato la spinta giusta a sti ragazzi, ha dato la motivazione giusta e quindi bravi tutti, insomma tutti, compreso oggi l'allenatore, che non ha fatto niente di sbagliato.
e io sono contento perché alla fine scusate la voce perché oggi anche oggi è stata una giornata di e poi l'arena era sold out, quindi sold out l'arena. Oggi io penso che ci sia stato anche il 12° giocatore in più che riguarda il tifo, no? Che c'è stato all'arena. Che dire, Pisa che se va avanti così, io credo che non abbia problemi, ecco, nel senso a andare sul diretto, ma anche per secondo, non c'è bisogno. Cioè, è importante andare sul diretto e non toccare i playoff, perché i playoff sono sempre pericolosi. Ma se Pisa va avanti così, con questa, io ho visto veramente una squadra in palla, una squadra veramente che correva avanti, indietro, cioè inistancabili. Quindi ciò vuol dire che l'allenamento funziona, le cose funzionano, finalmente una formazione veramente in palla, in tutto e per tutto, in tutto e per tutto. Bene, perché queste ultime partite veramente ce la, insomma, io penso che Pisa se la giocherà, e se la giocherà alla grande. Se va avanti così, questo Pisa se la giocherà alla grande. Veramente una prestazione oggi, veramente, ma che dire, not top, di più. E quindi io sono contento e stracontento. Niente, ora testa all'Ascoli, e quindi niente. Io credo che oggi veramente i ragazzi siano, ripeto, scesi in campo con l'idea giusta e la mentalità giusta. Una partita che il Pisa ha dominato dall'inizio alla fine. Veramente un Benali formidabile, un Nagy, cioè, insomma, comunque sia un centrocampo, trequartisti, le punte, tutti hanno veramente fatto vedere di che pasta è fatto questo Pisa. E io credo che questo Pisa ce la faccia. Io sono convinto e sicuro che questo Pisa ce la possa fare a salire diretto in Serie A. La Serie A che manca da tantissimi anni, e quindi forza ragazzi, e va bene così, avanti così. Bene, io per questo video la finisco qua. Vi ricordo lunedì, cioè domani, la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, che andrà in onda su quindi qui sul canale 1909 Solo Pisa, quindi canale YouTube, e il canale su Facebook 1909 Solo Pisa, quindi avrete la possibilità di seguirla dove più vi aggrada, o su YouTube o su Facebook. Quindi numerosi avremo, come al solito, come ospiti Maurizio Fiscelli, Giovanni Manenti e Matteo Nocchi, mio amico Matteo. Bene ragazzi, io per questo video la finisco qua. Pisa veramente, veramente oggi c'era da stropicciarsi gli occhi, e non solo. E quindi bravissimi tutti. Bene, io per questo video la finisco qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video sui social. E io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!